Ben ritrovati Sogliano e la tappa della visita pastorale di questa settimana. In provincia di Forlì-Cesena, Sogliano è rinomata per le sue fosse e per il formaggio che vi viene stagionato, ma è anche la parrocchia più estesa della diocesi di Rimini e ricca di fermento religioso fin dai tempi più antichi. Oltre una decina le chiese presenti nel territorio, noi però ci soffermiamo su quella di Sogliano che accoglie i suoi visitatori all'ingresso del paese. La chiesa principale di Sogliano, dedicata a San Lorenzo Martire, si impone con maestosità su tutto il paese, nelle vallate vicine, anche grazie al suo campanile, che è una delle due torri della cittadina. La fondazione di questa chiesa risale al 1144, con la prima testimonianza scritta in una bolla di Papa Lucio II. Nel 1700 l'edificio cominciò a decadere. Nell'aprile del 1781 un terremoto danneggiò seriamente la chiesa, che venne riaperta al culto nel 1819. Da questo momento in poi la chiesa ebbe il suo aspetto attuale. Esternamente si presenta semplice, una facciata in stile neoclassico con un semirosone cieco e proprio sotto il timpano la scritta «Divo Laurentio Sacrum». L'interno è ad unica navata, con quattro cappelle per lato, con archi a tutto sesto e copertura a botte. Nel catino dell'abside, di forma semicircolare, è raffigurato Cristo Re dei Martiri, coronato di spine, con ai lati gli angeli portanti gli emblemi della Passione. A destra la croce e il flagello, mentre a sinistra i chiodi, la lancia e il telo della Veronica. Sopra l'altare maggiore si trova un olio su tela commissionato da Don Mariani a Don Stefano Montanari nel 1818, raffigurante San Lorenzo portato in gloria dagli angeli, che lascia a terra gli strumenti del suo martirio, il fuoco e la graticola, mentre regge in mano la palma del martirio con un angelo che lo incorona. Un secondo terremoto, all'inizio del Novecento, e i danni causati dal primo conflitto mondiale resero d'obbligo un radicale intervento di restauro e la ricostruzione quasi totale dell'edificio. Ad amministrare la parrocchia di Sogliano da circa 2 anni è Don Luigi Ricci, vicario generale della diocesi di Rimini, che tra qualche mese passerà il testimone ai due sacerdoti che già da qualche tempo lo stanno affiancando nella guida pastorale di queste comunità. Io sono arrivato ai primi di luglio del 2010. Io ero a Rimini come vicario dal maggio più o meno del 2008 e si era creata situazione in cui Don Valerio di qui è andato parroco a Verucchio in seguito alla morte di Don Antonio Fraticello. E non avendo trovato un'altra soluzione per Sogliano, ho dato al vescovo la mia disponibilità e quindi da allora faccio un po' il pendolare, quindi mi sono organizzato con 3 giorni alla settimana a Rimini, lunedì, mercoledì e sabato, a volte due viaggi giornalieri se c'è qualche riunione serale. E in altri momenti sono qui in parrocchia. Io abitavo qui a Sogliano e c'è il capoluogo più altre 6-7 frazioni che sono in ordine di vicinanza Vignola, Strigara, Montegelli, Montetifi, Massamanente e Ponte Uso. La novità è venuta quest'anno, nel senso che col trasferimento di Don Gabriele, che era parroco Borghi come cappellano all'ospedale di Rimini, si è pensato di avviare una situazione sperimentale di quello che abbiamo chiamato in tutto quest'anno la pastorale integrata. Quindi in prospettiva cureranno questa zona Don Giuseppe Vaccarini, che viene dall'esperienza di 10 anni in missione in Albania, 9 anni di parroco a Miramare, e Don Eugenio Facondini, che è diacono, verrà ordinato il prossimo 8 dicembre per la festa dell'Immacolata. E con loro c'è anche un seminarista che ha finito il corso istituzionale e verrà ordinato fra un paio d'anni. Loro risiedono attualmente a Sogliano, lavoriamo insieme, però non essendoci materialmente il posto io pernotto giù allo Stradone, quindi però il lavoro, la pastorale la portiamo avanti insieme nella prospettiva che all'inizio del nuovo anno io tornerò a tempo pieno
giù a Rimini, poi rispondendo ad eventuali altre situazioni di emergenza. I problemi non mancano, e se non altro il calo numerico della gente. Ecco, Sogliano è arrivato ad avere 13.000 abitanti, c'erano famiglie numerosissime, tantissimi sono passati attraverso il seminario diocesano o quelli religiosi, i conventuali di Longiano, i cappuccini di Faenza, abbiamo ancora diversi sacerdoti appunto religiosi. Ecco, adesso le famiglie sono molto più ridotte di numero, anche spesso famiglie regolari, quindi questo incide sia sulla partecipazione frequenza religiosa, sia tanto più sulle prospettive vocazionali ovviamente. Adesso stiamo parlando anche con gli altri sacerdoti e anche con la gente, bisognerà così gradualmente, con molta attenzione ma anche con determinazione, cercare anche di integrare le varie parrocchie, quindi Sogliano e Borghi, senza forzare, ma anche cioè proprio facendo dei passi, cominciando sia da una parte dagli operatori, quindi sulla formazione, dall'altro sui ragazzi che forse sono quelli più disponibili anche a incontrarsi, anche perché l'istituto comprensivo è unico per addirittura i tre comuni di Sogliano, Borghi e anche Roncofreddo. La gente sta vedendo positivamente il fatto che noi sacerdoti viviamo insieme, che abbiamo dei momenti comuni, insomma capiscono loro stessi che è un problema in più, ecco, il fatto che ci sia un sacerdote solo, insomma, ecco, anche le esperienze passate, alcune difficoltà, insomma, che ci sono state, lo hanno dimostrato. Il cammino è avviato e mi sembra che la risposta, pur nel dispiacere, insomma, no, sia per me che per la gente, ecco, di un distacco, però capiscono che non sono abbandonati, ma anzi si va verso un miglioramento. Insomma. Don Giuseppe e Don Eugenio sono arrivati a Borghi il 29 giugno scorso e da allora stanno operando proprio per portare le comunità di Sogliano e di Borghi verso un cammino di unità pastorale. Ma le persone sono sicuramente un po' in difficoltà perché l'immagine del parroco che siamo legati a una parrocchia con un parroco che è sempre presente in un certo modo, questo c'è sempre, per cui pensare invece, poi soprattutto qui tra Sogliano e Borghi, che sono realtà che diciamo campanili diversi, che sono, non c'è mai stata una grande collaborazione tra queste realtà. La prima preoccupazione nostra è quella di conoscere le persone, il territorio, le realtà e poi aiutare queste realtà a fare un cammino comune. Sarà una cosa progressiva, sarà una cosa che comunque in cui siamo impegnati e chiaramente quello che diciamo la dimensione del territorio sono molto ampie e quindi bisognerà vedere anche con quali modalità favorire gli incontri. Un percorso iniziale che avevamo intenzione di fare è quello con i catechisti e con dei momenti di formazione comuni tra le parrocchie di Borghi e di Sogliano. Ho trovato anche una, se non altro, molta attenzione. Le persone capiscono il valore della vita insieme, della vita comune, capiscono che probabilmente più preti che lavorano insieme sono un valore aggiunto, anche se poi questo qui si scontra con la fatica di dover fare i conti con il prete che magari abita lontano, che non è sempre presente, che non è tutto nostro, le solite questioni, no? Però mi sembra che su questo almeno gli operatori pastorali siano abbastanza attenti e stanno a guardare con una certa simpatia, insomma. Io penso che ci sia un grande desiderio delle persone dal punto di vista della formazione, quindi dell'incontro con il Signore. Questa cosa qui
ci ha proprio spronato a lavorare molto. E dopo come si possa realizzare questo stiamo ancora studiando. Questo per noi è molto positivo, avere delle persone che desiderano comunque fare un cammino di incontro con il Signore, per noi è un motivo di davvero anche di gioia per poter lavorare con parrocchie che comunque sono molto anche, forse anche diverse dal punto di vista delle comunità, però il desiderio comune c'è, quindi su questo lavoreremo. Come avete sentito, Sogliano è caratterizzata per la forte religiosità. Tra i suoi abitanti ce n'è uno che è anche ministro straordinario dell'Eucaristia, che ha una passione particolare, colleziona santini e pensate, ne ha ben 52.000. Sono stati un po' gli amici, poi il mio ragazzo è stato in seminario, lui nel seminario di Rimini aveva messo in una scatola, come si fa tutti all'inizio, una scatola delle scarpe, tante tante immaginette che gli avevano dati i preti. Poi ho cominciato a girare con degli amici di Sogliano, poi dopo anche con i ministri dell'Eucaristia che sono anch'io, e come abbiamo cominciato a girare i diversi fiere, da Bologna, Roma, Verona, e fare gli acquisti, perché bisognava acquistarli, perché quello che si trovava così non era sufficiente, ecco. Ho un po' di tutto, però ultimamente mi sono messo sì a fare di specifico una casa editrice di Bologna, la Salvardi, che è divertente perché sono numerati, ti fanno arrabbiare un po' meno. Una volta fatto col computer l'archivio dei numeri e poi si vedono le differenze. Poi la Lega Eucaristica, che è molto molto ricercata, le Bisseppie si chiama, che è una seppia fatta nel tempo di guerra, negli anni 40. E ne avrò una quindicina del 700. Ci sono dei canivet, si chiama canivet, e sono immagini traforate, tutte lavorate a mano con un coltellino. C'ho quel Gesù bambino nella culla che è molto ricercato e tutti mi cercano di poterlo avere, e la curiosità è che l'ho trovato nell'immondizia di un mercatino. Il manufatto antico è molto ricercato, perché dice parola stessa, non è fatto a macchina, è tutto fatto a mano, e perciò questo qui è molto ricercato. Nel cuore di Sogliano c'è un convento da 20 anni circa abitato da religiose carmelitane. Oggi sono 5 suore più una novizia con lo specifico carisma di pregare per la vita dal concepimento alla morte naturale. Qui siamo da 20 anni, abbiamo fatto il ventennale proprio quest'anno che abbiamo festeggiato assieme anche al vescovo. E viene un monastero che nasce come fondazione da Ravenna, però qui diciamo che la presenza di vita contemplativa c'era già con le monache agostiniane, un monastero conosciuto insomma perché ospitava le sorelle di Giovanni Pascoli e così, ecco, un monastero che è rimasto solo pochi anni senza appunto la preghiera. E noi siamo qui poi con lo specifico carisma di pregare per la vita, perché il monastero di Ravenna voleva fare questa fondazione per la vita, e quindi è un po' la cosa che ci caratterizza di più rispetto a tutti gli altri monasteri carmelitani, questa sensibilità per la difesa della vita dal concepimento fino alla morte naturale. È un monastero che, certo, un monastero di vita contemplativa, un monastero di clausura, ma un monastero che vuole anche essere appunto aperto alla vita, quindi siamo aperti all'accoglienza, nel senso di accoglienza alla nostra foresteria, ma anche accoglienza di gruppi, di incontri. Noi teniamo particolarmente la famiglia, appunto questa chiesa domestica, questo luogo dove viene accolta per prima la vita,
Le dico, abbiamo fatto anche delle scelte a suo tempo, un po' di anni fa abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione e abbiamo scelto anche di togliere le grate proprio per le famiglie, perché ci siamo trovati davanti a tanti bambini che si mettevano a piangere davanti a questo strumento che poi voleva essere semplicemente un mezzo, per ricordare qualcosa. Però ecco, ad esempio, abbiamo rimasto solo appunto una divisione fissa come chiede la Chiesa, ma abbiamo tolto questo elemento della grata proprio per accogliere meglio le famiglie, i bambini e poterli incontrare con più semplicità. È un paese che in qualche modo un po' è invecchiato in un certo senso, però sicuramente che ci accoglie, che ci vuole bene. E comunque abbiamo visto in alcuni momenti, ad esempio il fenomeno di quest'inverno della neve è stato veramente un momento di grande comunione, di grande cordialità gli uni per gli altri. Noi abbiamo ospitato qui alcuni sfollati, ma in particolare tutti gli aiuti, quindi i pompieri che sono venuti dal nord così, e loro magari ci hanno anche tenuto pulita la strada, ci hanno aiutato a sgombrare il garage e cose del genere. Poi siamo anche andati a spalare la neve a qualche nostra anziana che di solito ci aiuta. Ecco, quindi c'è questo desiderio di vivere insieme, perché in fondo noi siamo cittadine di Sogliano già da un po' di anni. Ho visto delle belle icone in chiesa, le avete fatte voi, c'è un laboratorio, è una passione, insomma un impegno che vi siete prese. Sì, è nato un po' col monastero, questa sensibilità per le icone viene anche dal monastero di Ravenna, e qui di solito ci sono corsi di formazione ai quali partecipiamo noi come organizzatrici, come partecipanti, e anche adesso stiamo cominciando un po' a trasmettere quello che abbiamo imparato. Questi corsi che sono di formazione ovviamente vogliono coltivare questa bellezza dell'immagine, questa bellezza delle icone, che in fondo è una bellezza talmente antica e tradizionale che va trasmessa e portata avanti. Quindi noi la usiamo per la nostra preghiera, quindi anche la nostra cappella è ricca di questo. Sono oltre 30 le associazioni laiche presenti nel territorio, da quella culturale a quella sociale. Il Vescovo le ha incontrate in una serata, portando loro una riflessione sul contributo che il volontariato deve avere nella nostra società. E per noi c'era Loris Menghi. Questa sera potremmo quasi fare uno slogan, no? Associazione di volontariato, che passione! Effettivamente sì, perché Sogliano è veramente una ricchezza le associazioni di volontariato che sono presenti. L'importanza assoluta è quella che svolgono un grande ruolo di sussidiarietà, lavorano assieme a noi in tanti campi e lavorando assieme riusciamo forse a ricostruire veramente una rete di rapporti tra le persone che abitano questi territori che non appare, insomma, che forse nelle grandi città è difficile da recuperare. L'autorevole parola del Vescovo Francesco ci ha messo anche in crisi, diciamo, perché fa bene ogni tanto, come ho detto alla fine della serata, mettersi un pochino in discussione e fare in modo che e poi di riprendere il cammino che abbiamo, insomma, che è quotidiano, insomma, con più forza. Insomma. Ho specificato che dovremmo costruire proprio questa grande rete, vorremmo che essere noi insieme a tutte le nostre associazioni i pesci pescati dentro questa rete, in modo che le nostre popolazioni si possano alimentare, insomma, con questa grande forza che è nel nostro territorio. L'associazione fa corsi di pittura, corsi di disegno anche con i bambini delle scuole, quindi nel territorio li abbiamo già fatti e continueremo a farli, e continuiamo a fare corsi di pittura normali per tutti noi, per chiunque vuole avvicinarsi alla pittura. Monsignor Onofri è un personaggio, diciamo, non molto conosciuto in loco, perché la sua carriera da musicista e insegnante l'ha tenuto lontano dal nostro territorio, da Sogliano Rubicone. Ci occupiamo di promozione sociale, quindi cerchiamo di tenere viva una piccola frazione di 40 famiglie. Facciamo alcune cose che riguardano i bambini, gli anziani, gli diamo una mano nei momenti in cui ne hanno la necessità. Siamo presenti sul territorio, in particolar modo con un laboratorio aperto dove anche si lavora, e che quindi è un vero laboratorio artistico, diciamo, dove è possibile vedere i lavori, dove è possibile anche vedere le tecniche di lavorazione, eccetera, eccetera. E partecipando a tutte le attività culturali del paese e anche le varie feste di paese popolari.
l'associazione si occupa del recupero, della conservazione, anche dell'esposizione di foto, documenti, cimeli, qualsiasi oggetto risalente al secondo conflitto mondiale. Siamo un gruppo di circa di 50 persone che opera sul territorio. Operiamo sul sociale. Il nostro operato è dare supporto alle persone di cui hanno bisogno. Domenica mattina, prima della messa, il Vescovo ha incontrato i bambini del catechismo e i loro genitori. Sono 6 attualmente le catechiste che seguono i bimbi, affiancate anche da alcuni giovani che da qualche tempo stanno portando avanti la CR. Io credo moltissimo nella funzione sociale della parrocchia, nel senso che negli anni insomma è sempre avvenuta questa funzione della parrocchia, della chiesa come anche creatrice di un'identità delle persone, delle popolazioni, delle piccole frazioni come noi, delle piccole paesi. I momenti che piacciono di più ai bambini ovviamente sono i momenti di gioco, di condivisione, dove magari si riunisce tutto il gruppo. E infatti cerchiamo di intensificare questi momenti e di renderli sempre più accattivanti, anche proprio perché non li consideriamo una cosa ausiliaria ma un momento integrato nella catechesi, perché questi bambini hanno bisogno di imparare a stare insieme, e quando lo imparano all'inizio ci vuole un po' di tempo perché non è facile, poi vediamo che questi momenti sono molto apprezzati. Da 2 anni c'è la CR qua a Sogliano. Prima, l'anno scorso, avevamo solo 2 classi, quest'anno invece abbiamo ampliato, abbiamo anche la seconda media che deve fare anche la cresima, e per cui abbiamo anche un numero maggiore di educatori catechisti. Abbiamo anche un inno, cioè all'inizio del catechismo e facciamo l'inno col ballo e il canto insieme a tutti i bambini, a certe volte anche i genitori li coinvolgiamo se ci sono. A me è sempre piaciuto stare con i bambini e avevo voglia di fare qualcosa in più rispetto a quello che facevo di solito, e ho detto vabbè, proviamo, ho provato e siccome è per me anche un divertimento, conoscendo anche i bambini già da fuori dal catechismo, mi sono proprio divertita a coinvolgerli in altre cose diverse che vederci 5 minuti sulla piazza. La messa celebrata da Monsignor Lambiasi ha chiuso la visita pastorale a Sogliano. Il Vescovo ha lasciato le famiglie con un augurio particolare: che la luce di Gesù non si spenga mai, così da poter affrontare i tratti più duri della vita. Gesù sta uscendo da Gerico e c'è uno svincolo, direzione Gerusalemme. C'è tanta gente che accompagna Gesù, ma c'è un cieco mendicante lungo la strada. Questo tale, che si chiamava Bartimeo, che era diventato cieco, forse da bambino, forse da ragazzo, forse da giovane, non sappiamo, stava lì, vicino a un ponticello, a chiedere l'elemosina alla gente che passava. Allora, è vero che è cieco, che non vede le persone, non vede quello che succede attorno a lui, ma sente, la cecità gli ha affinato l'udito, e allora lui sente che la gente dice viva Gesù, gli avevano già parlato di Gesù, perché lui appena sente dire viva Gesù di Nazareth, allora comincia a gridare Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E il suo grido è arrivato alle orecchie di Gesù, certo, ma soprattutto al cuore. Gesù ha capito subito che chi stava gridando, ancora non lo vedeva, era un cieco. Allora lo chiama, chiamatelo, fatelo venire qua.
Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? Ma potremmo dire: ma Gesù, te la potevi risparmiare questa domanda, lo vedi che è cieco, cosa vuole? Vuole la vista. Ma questa espressione, che cosa vuoi che io faccia per te, è l'espressione del servo, di uno che si mette a disposizione. Guardate la delicatezza, la tenerezza di Gesù, perché Gesù non fa l'elemosina, ma Gesù condivide, si immedesima, si mette nei panni di quel povero cieco. E questo, Rabbunì, che io ti veda di nuovo, che io ti veda, Gesù. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. Cosa dice questo brano a noi qui di Sogliano oggi, che in questi giorni abbiamo vissuto insieme la visita pastorale? Cosa ci dice? Ci dice che nel cammino della vita siamo tutti dei poveri mendicanti ciechi. Non riusciamo a trovare la strada. Quante volte ci poniamo delle domande lancinanti a cui non sappiamo rispondere. Perché c'è il dolore? Perché c'è la morte? Perché la gioia di quegli sposi che sembrava una coppia spumeggiante di felicità è finita miseramente? Perché? Perché il male? Perché la sofferenza? Ecco, Gesù ci può aprire gli occhi. Gesù ci può far vedere come stanno veramente le cose. Ecco, fratelli e sorelle, che cosa siamo venuti a fare in questi giorni. Ve l'ho detto la prima sera, quando abbiamo acceso questa lampada, la lampada della visita pastorale, e abbiamo detto: ognuno di voi, a cominciare dai più grandi ai più piccoli, è chiamato a riaccendere la fiammella della propria fede, altrimenti siamo come ciechi, non vediamo la strada, soprattutto nei tratti in salita della vita, soprattutto nei tratti al buio. Ma poco fa, con voi bambini, e finisco, abbiamo scoperto che alla domanda dove abita Gesù a Sogliano, ognuno ha imparato a rispondere: abita a casa mia. Abita in via Ricci, in via Garibaldi, in via Al Numero. Dove abiti tu? Dove abitate voi, fratelli e sorelle? Che nelle vostre famiglie non si spenga mai la luce di Gesù. Allora con la sua presenza sarà possibile anche affrontare i tratti duri della vita. E io ve lo auguro veramente di cuore. Chiude qui anche questo nostro appuntamento. Un ringraziamento come sempre va a Loris Menghi. La visita pastorale del Vescovo Lambiasi riprende nella seconda settimana di novembre da San Giovanni in Galilea. Grazie a tutti dell'attenzione.